Allora, buonasera a tutti, bentrovati. Siamo al bar Edison in via 21 Aprile. Ringraziamo Lella e quel signore dietro al banco che si chiama Luigi che ci ospitano in questa iniziativa grazie alla collaborazione con Libri su Misura. Il titolo della rassegna, ormai lo conoscete, è Un'estate sui libri, cosa che fa impallidire i ragazzi e le ragazze più giovani che stanno finendo la scuola, quindi la vedono un po' come una minaccia. Per noi invece è un modo di ritrovarsi e parlare di delle cose che più ci piacciono. Oggi abbiamo due ospiti graditi, ho già il piacere di conoscerli da tempo, mi fa piacere ritrovarli, Luigi Guicciardi e Carmine Caputo. Fanno subito un applauso a loro. Per parlare dei loro libri, due tipologie di scrittura secondo me molto diverse, poi magari si potrebbero intrecciare un giorno, chissà mai, però sono completamente diversi il modo di scrivere e di raccontare quello che loro hanno bene in mente. Partirei subito da Luigi Guicciardi, gli diamo il microfono, benissimo, grazie Carmine, sei perfetto, con il suo nuovo libro I dettagli del male. È la ventunesima volta che il commissario Cataldo si propone, non è come una ribollita, ma si propone in maniera letteraria. È un personaggio ormai storico, rischia di diventare un qualcosa di, ce lo immaginiamo, ormai lo vediamo per strada. Ma sì, è un personaggio a cui voglio molto bene, non potrebbe essere diversamente, perché è arrivato l'indagine numero 21. Chiaramente però posso già dire che a ottobre esce un nuovo personaggio, la prima indagine del commissario Giovanni Torrisi, un commissario di 20 anni più giovane, anche perché, come nelle squadre di calcio, quando un campione arriva ad una certa età è chiaro che deve essere affiancato da un calciatore più giovane. Sicuramente un cambio generazionale. Sì, 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 perché 20 anni di differenza vogliono dire che Cataldo è un commissario che è arrivato al culmine della maturità professionale, un commissario capo, che è quindi deduttivo, esperto, conosce molto bene la città di Modena, la provincia di Modena in cui indaga, perché lui è della giudiziaria, della questura di Modena. È chiaro però che un commissario più giovane compenserà con maggiore dinamismo, maggiore energia, maggiore voglia di incidere sulle cose, avrà meno esperienza ma sicuramente più dinamismo, e quindi sarà un personaggio diverso, proprio per così cambiare un po', un personaggio un po' più americano, con indagini più ritmate. Qui invece le indagini sono, come ho detto prima, deduttive, e devo dire che in 21 anni, poi ti passo la parola, in 21 anni è un commissario che ha subito un'evoluzione notevole, nel senso che è arrivato a Modena da Catania all'età di 40 anni, ha chiesto il trasferimento da Modena a Catania per fare un po' di carriera e per lasciar decidere la vita su una storia d'amore in crisi, e nelle prime due o tre indagini, 99, 2000, 2001, indagava ovviamente in maniera molto competente, molto professionale, risolveva i casi, non poteva essere diversamente, però con molta nostalgia della sua Sicilia indagava un po' da esterno, da estraneo all'ambiente, non si era ancora perfettamente inserito. Poi via via nelle indagini successive si è innamorato, si è disamorato, si è sposato, è diventato padre, la moglie a un certo punto l'ha lasciato per un avvocato di Reggio Calabria conosciuto a Modena, lo ha seguito portandosi via due figli piccoli, e quindi lui ha dovuto praticamente cercare nel lavoro e in qualche sporadica occasionale conoscenza una compensazione a un certo vuoto interiore. Insomma, il lavoro è diventato per lui una ragione di vita, e chiaramente mentre si approfondiva la sua maturazione, la sua maturità, la sua capacità professionale, si è un pochino più inaridita la sua vita privata. Questo, per concludere, devo dire che mi sembra abbastanza importante, perché noto che i lettori amano, come io quando leggevo non scrivevo, amano in giallo il plot, cioè la trama, l'intreccio, l'indagine, il mistero, però amano anche vedere il vissuto del protagonista, a cui a volte si affezionano, a condizione che la vita privata del protagonista non prevalichi sull'indagine, sulla storia.
deve affiancare la storia, intrecciarsi la storia, ma chi compra un giallo, cerca un giallo, vuole vedere anzitutto una storia di mistero, di delitto, di forte passione umana con la sua soluzione. In queste 21 occasioni in cui si parla di Cataldo, c'è sempre di sfondo comunque la località, prevalentemente Modena e la sua provincia, però quindi c'è sempre una forte identificazione. Questo dimostra anche una radicalizzazione del personaggio sul territorio, che poi è una parte reale, qui c'è anche un aspetto sociale, arriva dalla Sicilia, ma è una città molto ospitale, è una città ricca di spunti, a volte purtroppo da cronaca nera, come in questi racconti, però ecco che il territorio diventa un argomento, diventa un protagonista, a sua volta importante, di quello che è il singolo appuntamento. Sì, ma sicuramente io ho tenuto presente almeno all'inizio una frase di Balzac, grande scrittore francese dell'Ottocento, che diceva, raccomandava, cioè un ipotetico futuro scrittore, se vuoi essere universale parla del tuo paese, cioè radica le tue storie in un ambiente che conosci bene, un ambiente in cui vivi, un ambiente che ti permette di essere più attendibile, più credibile e più verosimile, perché il giallo non deve essere vero, deve essere però verosimile. Nel senso che quello che accade in un giallo può non essere mai accaduto realmente, ma deve poter accadere un giorno, una volta. Quindi Modena è una città ideale, intanto perché è la città che conosco meglio, poi perché è una città a misura d'uomo, è equidistante fra la metropoli e il piccolo borgo. La metropoli spersonalizza i rapporti, nella metropoli penso anche solo alle metropoli italiane, Roma, Milano, Torino, Napoli, il delitto viene subito dimenticato perché dopo 48 ore ce n'è un altro, e mentre il piccolo borgo non presenterebbe realisticamente le condizioni di ospitare un mistero giallo, perché se il borgo è piccolissimo, nel borgo tutti sanno tutto di tutti e quindi il mistero non avrebbe sufficienti crismi di attendibilità. E devo dire però che Modena, nel suo piccolo, pur essendo una città di medie dimensioni, più medio piccola, è cambiato molto di pari passo con il commissario Cataldo, nel senso che Cataldo si è evoluto come uomo da 20 anni, da 40 anni a 60 anni, e Modena, anche Modena è cambiato molto, per esempio è rimasta bella nel centro storico, Piazza Grande, il Duomo, i teatri, però si è molto imbarbarita nelle periferie, si è imbruttita anche a causa della sua microcriminalità. E in effetti questo si nota anche nelle ultime indagini, perché nelle prime Cataldo trovava facilmente i testimoni oculari, qualcuno che aveva visto, invece adesso, un po' per la crisi economica, un po' per il Covid, un po' per la microcriminalità, un po' per la paura dell'immigrato, nelle periferie soprattutto, Modena c'è la Sacca, la Madonnina, Viale Gramsci, il Parco 22 Aprile, la gente ha paura la sera di uscire, Modena è cambiata anche in questo, quindi Cataldo lo dice anche nella sua indagine, ci lamentavamo dell'omertà meridionale, adesso anche Modena sta diventando così. Comunque, per concludere, Modena è una città che è funzionale, perché se un lettore non è di Modena, per lui Modena è esotica tanto quanto una qualsiasi altra località lontana. Se un lettore invece è di Modena o comunque la conosce, può giocare a confrontare la percezione del luogo che do io con quella che ne ha lui. E di conseguenza può rilevare differenze o affinità. Prima di addentrarci nel contenuto del libro, passiamo la parola a Carmine. L'invidia del mare, questo mare che insomma sarei ben presente, insomma, anche se precedentemente hai dovuto parlare più dell'Appennino e di zone diverse, però il mare in sfondo c'è sempre. Insomma. Il tuo è un libro che ha uno sviluppo un po' particolare, cioè è un giallo dove la sfumatura forte, colorata, cromatica arriva lungo il percorso, cioè bisogna leggere parecchie pagine prima di arrivare a capire, a interpretare quello che vuoi dire come forma giallistica. Siamo intorno a pagine 100, no, anche di più credo. No, è che nel giallo di solito il mistero è chi è l'assassino. Io ho pensato a una storia in cui dopo 150 pagine, se il lettore ce la fa, da 150 pagine si domanda ma chi è che muore? Perché appunto non, il vero mistero è chi è la vittima e non lo possiamo dire. Poi
poi di fronte alla pagina bianca io ho fatto sta riflessione: Carmine, dobbiamo fare un passo in avanti, ci vuole la sottotrama romantica, perché non è possibile che nei tuoi romanzi sono solo maschi e comunque hanno il tuo protagonista a, insomma, raccoglie solo dei due di picche, non può reggere la concorrenza con un Montalbano, con un Coliandro, cioè bisogna che gli facciamo fare un passo avanti a questo povero uomo. Ci ho provato, l'idea era quella, la realtà, ma questo non lo posso anticipare perché altrimenti facciamo spoiler, come si dice, la realtà è andata un po' diversamente, però l'idea in certo qual modo di inserire una presenza femminile più intensa di quanto non fosse accaduto in passato, adesso al di là della battuta della sottotrama romantica, però la verità era che, considerando che io ho un pubblico di lettrici over 75, solo donne, praticamente, oggi è un po' un caso strano, ma guarda che tua madre la accogliamo nel club, prima, perché comunque io quando vado in giro mi accorgo che le persone che si avvicinano a me sono quasi sempre, sì, perché leggono loro, perché le lettrici forti oggi sono prevalentemente donne. E possibilmente tu sei, adesso ti spiego Elena, tu sei una signora over 75 con tanti anni di anticipo, quindi hai bruciato le tappe, però diciamo che il tuo punto d'arrivo sarà quello, perché comunque, no, sembra una battuta, ma è la verità, cioè leggono di più le donne, e soprattutto le donne che leggono di più sono quelle che hanno anche più tempo per leggere, quindi magari persone che non hanno più tanti impegni, ecco. Pensando a loro ho detto, mettiamoci un pochino, cioè un po' di personaggio femminile, qualche personaggio femminile in questa storia, vediamo come va. L'esito poi lo potranno dire i lettori, sicuramente questo io lo so, io sono uno scrittore estremamente indisciplinato, io se facessi una scuola di scrittura creativa verrei bocciato tutte le volte perché non rispetto mai le regole della narrativa. Beh, le regole sono fatte per non essere rispettate. Lo trovo estremamente divertente questo, cioè, il fatto di non rispettare le regole. Una delle regole adesso del romanzo giallo è che più o meno, insomma, dopo 20-30 pagine ci deve essere l'assassino e da lì deve svilupparsi l'indagine. Questo, insomma, non c'è bisogno neanche di aver fatto una scuola di scrittura creativa per rendersene conto. E invece io mi sono divertito perché in questo romanzo, come vi ho già anticipato, gli elementi per cogliere quello che poi accadrà dopo vengono prima, però si arriva veramente al momento classico del giallo, che purtroppo è un crimine, ma d'altronde il giallo, le storie gialle sono così, ci si arriva molto molto avanti quando ormai uno potrebbe dire, potrebbe aver perso le speranze di trovare il crimine, invece arriva. Anche tu hai questo personaggio, ormai sono 4-5 libri che parlano di Carrà, di qualcosa di più, e non solo di giallo, insomma, quindi c'è questa parte anche romanzata che entra a far parte di questo personaggio. Sì, da questo punto di vista ammetto molto, molto sinceramente la mia pigrizia, perché quando sono personaggi che già conosci, riproporli ti evita tutta quella fase di definizione, di disegno del personaggio, no? Io ormai Antonio Lucarelli, per chi non avesse mai letto qualcosa, è un maresciallo pugliese che lavora in Appennino, fa il carabiniere, quindi è chiaro che ci sono molti elementi biografici, perché appunto pugliese come me conosce l'Appennino, visto che ci ho lavorato 11 anni, però finisce poi lì, perché lui invece è tendenzialmente una persona conservatrice, a cui piace l'ordine, piace la pulizia, piace, insomma, come forse anche giusto che sia da parte di chi lavora nelle forze dell'ordine. Però appunto, avendolo già delineato, per me poi è facile proporlo come riproporlo, anche se in questo caso nella storia noi in verità scopriamo perché il maresciallo Antonio Lucarelli è diventato quello che è. Cioè, una domanda che mi veniva fatta spesso è: ma come mai questo maresciallo ha tanti problemi con il genere femminile? Ecco, allora a quel punto
me lo sono domandato anch'io, ma perché ha tanti problemi con Genova? Ho dovuto dargli una risposta e in questo romanzo capiamo qualcosa c'è, insomma, cosa gli è successo a sto ragazzo e perché, diciamo, dalle mie parti si dice perché è rimasto sotto, insomma, perché non si è più ripreso da una storia importante. Andiamo nel libro di Luigi, Il dettaglio del male. Anche qui torniamo all'ambientazione modenese, un po' della provincia. Ci sono dei riferimenti a tragedia successa 10 anni fa, quindi c'è proprio anche la cronaca e la sensazione della cronaca. E c'è questo delitto, o pare tale, cioè poi bisogna leggere per capire che cosa è successo. Però è una cosa abbastanza inconsueta, e sullo sfondo di tutta questa situazione che scaturisce, che promuove l'idea di questo libro, ci sono le sale da ballo, che è, come dire, è un'ambientazione particolare, è un mondo dentro un altro mondo, perché c'è una frequentazione, c'è un'abitudine, c'è una partecipazione, c'è veramente una umanità che immaginiamo ma non conosciamo. Sì, sì, è verissimo. Difatti, in tanti romanzi che ho scritto ambientati a Modena, di volta in volta mi sono sempre occupato di una, si dice, location, no? Di un'ambientazione sempre diversa. E veramente devo ringraziare Modena che mi ha offerto così tanti spunti, perché di volta in volta ho parlato dei rancori, delle invidie nel mondo universitario, delle comunità di recupero dei tossici, dei night, del mondo delle gallerie d'arte, della squadra di calcio semiprofessionistica che non ho potuto chiamare il Modena ma la Modenese per motivi di marchio e di nome, e poi ancora i licei, il mondo degli immigrati, il collezionismo e un mondo solo, è tornato due volte in due romanzi diversi, cioè il mondo delle cliniche di chirurgia estetica, anche quello un mondo molto interessante e molto d'attualità, perché c'è il mito dell'eterna giovinezza che coinvolge tantissime persone. Non avevo mai parlato invece di questa nuova realtà e mi sono accorto, a un certo punto mi sono accorto, che a Modena, ma credo anche in altre città, è una realtà che si sta moltiplicando, quello della nascita di continuo di scuole popolari di ballo. E è un mondo che richiederebbe un'analisi sociologica a parte, perché veramente le motivazioni sono moltissime. Ci sono persone di ogni età che si iscrivono alle scuole popolari di ballo. C'è chi lo fa per fare del moto, c'è chi lo fa per dimagrire, c'è chi lo fa perché ama la musica, c'è chi lo fa per cercare compagnia, visto che la solitudine è veramente un mostro molto brutto. C'è chi lo fa così, semplicemente per passare il tempo. E in effetti, quando ho notato che anche a 150 metri da casa mia è nata, in questi ultimi mesi, una nuova scuola di ballo, mi è venuta la voglia di ambientare lì il nuovo mister. E in effetti c'è una bella donna di 40 anni che è un'insegnante di lettere al liceo scientifico della mia città di Modena, fra l'altro lo stesso liceo in cui ho insegnato io, per motivi autobiografici come il mio collega, che ritornano spesso nei romanzi, che torna a casa a mezzanotte dopo una serata trascorsa a scuola di ballo e trova il suo marito morto in casa. Naturalmente il medico diagnostica subito arresto cardiaco nel suo mistero. In realtà però questo uomo aveva 2 anni più di lei, 42 anni, era in ottima salute, è stato trovato nudo, morto nudo nel letto, aveva un'assicurazione sulla vita di 1 milione di euro non riscuotibile, non esigibile in caso di omicidio, e soprattutto era un ingegnere geotecnico. Pensare a ingegneria, noi pensiamo quasi sempre a due rami, ingegneria edile, ingegneria informatica, lui invece è un ingegnere geotecnico che era incaricato delle perizie circa l'abitabilità degli edifici post sisma nella provincia di Modena. E anche questo è il secondo dato che mi ha ispirato, perché siamo a 10 anni esatti dal terremoto nella provincia di Modena, e nei cosiddetti paesi del cratere, ce ne sono due che sono nominati nel mio romanzo, Cadenzo Mirandola, ancora non tutto è stato risolto, quindi è una questione tristemente, tragicamente di attualità. Ed ecco che chiaramente scuola di ballo e cratere, eredità del sisma, post-sisma, sono due elementi di attualità che mi hanno ispirato, perché è chiaro che la contemporaneità, la cronaca ti dà degli spunti, non devono essere necessariamente spunti di cronaca nera, ma di fronte a quel grande fenomeno psicologico che è la fantasia, in questo caso la fantasia di un giornalista, qualsiasi elemento può servire da così incremento per una storia. L'importante è che la storia sia una storia che ti prende, perché diceva Sciascia che due sono
i componenti fondamentali di un giallo che sia buono, la capacità di tendere il più lungamente possibile il mistero e l'imprevedibilità del colpo di scena finale che spiazza il lettore, e qui si misura la capacità di un autore di mystery, cioè di giallo classico. Poi ci sono tanti modi, come diceva prima Carmine, tanti modi di interpretare, di fare un giallo secondo le regole o non secondo le regole. E beh, poi c'è un altro elemento sempre così, che è quello assicurativo, perché questo credo che sia un giallo quotidiano, perché interpretare le postine, i contenuti, le motivazioni, anche questo diventa un protagonista del libro. Sì, in effetti quando si scopre che la morte è una morte dubbia, no? Una morte molto dubbia, e il morto aveva un'assicurazione sulla vita non esigibile, non riscuotibile in caso di omicidio, ecco allora che si apre un mistero. Il direttore della compagnia assicurativa, che è disposto a pagare purché la verità sia quella che emerge, incarica col tacito assenso del questore il commissario Cataldo, che è il più esperto della questura di Modena, a svolgere un'indagine sotto traccia. Anche questo è importante, un'indagine non autorizzata, un'indagine che tende a dimostrare in poco tempo se è morto per cause naturali e l'assicurazione pagherà, e se invece non lo è, se invece è un omicidio camuffato da infarto, e allora in questo caso si apre una ricerca del colpevole. Però ripeto, questi tre elementi, prego. La moglie, sì. E quindi questa attira i sospetti. Però sicuramente quando si fa un giallo, il giallo secondo me deve essere complesso ma non complicato. Complesso ma non complicato. E per raggiungere un ottimo risultato, almeno in potenza, ci vogliono due piani di indagine, il piano pubblico e il piano privato. Quindi in questo caso lui è morto, e allora si deve indagare perché era nudo nel letto, era con una prostituta, era con un amante, e la moglie era davvero di sopra con il sospetto? Nella scuola di ballo che frequentava aveva un partner fisso? Nel liceo dove insegnava aveva qualche ammiratore? Questa è la pista sentimentale privata. Ma dato che il morto era anche ingegnere geotecnico incaricato delle perizie sull'abitabilità post-sisma nelle zone del cratere, e quindi era arbitro di molti interessi di parte, ecco la pista professionale, la pista pubblica. Quando le piste sono tante ma non troppe, è chiaro che un mystery, cioè un giallo classico, ha in teoria più possibilità di complicarsi per arrivare poi a svelarsi nella soluzione finale. Carmine, tu dicevi, si parlava appunto del personaggio, no? Quindi di Carelli è un non protagonista. Secondo te nel classico, se vediamo nelle fiction, nelle fiction vediamo questi uomini belli o non belli, come si dice, non importa, che sono dei super uomini, piacciono le donne, hanno la figura, l'immagine dello sfigato che però piace, cioè di quello che tutti non vorrebbero essere, ma poi lo vediamo. Lucarelli, su questo suo aspetto un po' più anonimo, rischia di sfuggire dal ruolo di protagonista, quindi diventa complicato forse anche descrivere e scrivere una persona che non che diventa anonima, perché ovviamente è al centro della scrittura, però dove bisogna dargli un connotato diverso da quello che sono gli standard normali, tradizionali. Sì, mi verrebbe da dire che uno di noi, no? Il mio obiettivo era quello di rendere questo personaggio... Il ragazzo della porta accanto. Sì, ma anche un aspetto che cerco di riproporre sempre nei miei romanzi è il lato anche burocratico che c'è dietro un'indagine. Perché un po' questo sono anche, l'ho già detta l'altra volta questa, io ho pochi lettori ma molto attenti, molto informati. No, dicevo, mi piace, considera che ho lavorato per 11 anni nei comuni, adesso lavoro in regione, quindi un po' la burocrazia la conosco, insieme in questi piccoli enti capitava anche di insomma avere a che fare, non certo nelle indagini, ma insomma di conoscere anche i carabinieri che poi seguivano le indagini sul posto. Allora, quello che a me piace è cercare di far capire che non è tutto così semplice come a volte immaginiamo, non tanto per la narrativa
gialla quanto puoi per le varie trasposizioni televisive, no? Ecco, ti faccio un esempio molto banale. Con mia figlia ridiamo spesso perché quando c'è una serie TV, il protagonista, ovunque, qualunque sia il suo obiettivo, parcheggia sempre comodamente davanti al Duomo, sempre posto, senza problemi, cioè arriva e parcheggia e scende. Ma questo vale per, è chiaro che da un punto di vista cinematografico tu non puoi perdere 10 minuti per far per il mio protagonista ha un serio problema durante la storia perché non trova parcheggio, perché sta facendo un, è un tema molto sentito questo, ho toccato un nervo scoperto, mi rendo conto, perché sta facendo, sta inseguendo una persona senza l'auto di servizio, ovviamente, no? La sta seguendo anonimamente e a un certo punto la macchina la deve lasciare da qualche parte. Se, lo so che sembra una sciocchezza, ma nella vita reale succedono anche queste cose. A me piace molto lavorare su questi aspetti secondari, che possono essere appunto il problema del parcheggio anche per le forze dell'ordine quando appunto operano in incognito, che può essere il problema del piano ferie, perché anche i carabinieri hanno il loro piano ferie, che può essere la, l'errore di, della modulistica, che può comportare degli errori a loro volta, delle complicanze, proprio perché, e questo è un po' legato alla mia esperienza, così come so che uno dice ah, ma perché il sindaco non risolve questo problema, senza sapere che magari il sindaco deve coinvolgere la sovrintendenza per i beni culturali, deve avere un'autorizzazione, deve trovare il finanziamento dalla regione, cioè allo stesso modo le indagini non finiscono mai con l'arresto, cioè purtroppo anche questo, questo è molto americano, lo arrestano, confessa. Cioè, la cronaca italiana lo racconta, in cioè nella vita reale il colpevole non confessa quasi mai, cioè è veramente difficile, per cui tu devi aver fatto un'indagine e aver raccolto delle prove inattaccabili per la seconda fase, quella che viene dopo l'indagine, quella in cui il processo poi porta, e questa è una cosa difficilissima, cioè chiunque legga un po' la faccio un esempio di ieri. Ieri c'è stata una sentenza di un caso dell'87, di un omicidio di un carabiniere, 87, cold case si direbbe oggi, purtroppo questa è la vita reale, tutti assolti. Allora, io sono un garantista, quindi secondo me se il giudice ha detto che sono tutti assolti, quelle persone sono assolutamente innocenti, però voi rendetevi conto, dall'87 a oggi ci sono stati 35 anni di indagini che non hanno trovato un colpevole. E purtroppo la vita reale è così. Io nella mia scrittura, diciamo, tendo più alla banalità del male quotidiano, una citazione Ali, del male quotidiano, rispetto insomma a questi supereroi che risolvono sempre il problema e poi prima della sigla finale hanno anche la confessione del colpevole. Luigi, una domanda che faresti a Lucarelli, al personaggio di Carmine, una curiosità, qualcosa? Beh, io la domanda la farei a Carmine più che a Lucarelli, nel senso che ho sentito parlare di un maresciallo dei carabinieri, no? Che lavora in Appennino. E allora gli volevo chiedere, visto che non lo so, quanti anni ha questo maresciallo e se i romanzi di Machiavelli Guccini, che hanno come protagonisti appunto dei marescialli, un maresciallo, però di una certa età, e quindi sono indagini un pochino lente, un pochino memoriali, un pochino retrospettive, un pochino nutrite di memorie all'indietro, no? Ecco, fino a che punto, se li hai letti, ti sono piaciuti, che somiglianze puoi aver trovato, anche perché dei marescialli e dei carabinieri protagonisti dei romanzi non ce ne sono meno rispetto ai commissari e agli ispettori della giudiziaria. Allora, ti rispondo subito che la scelta del carabiniere è legata al fatto che a me piace molto la vita di provincia e in provincia le indagini le fanno i carabinieri. Cioè, il presidio del territorio, cioè se tu vai a Bergato, a Monzuno, a Castiglione dei Pepoli, c'è la stazione dei carabinieri, non c'è la polizia. La polizia è nelle città. La polizia è nelle città, lì, poi la polizia segue magari percorsi dell'antidroga, narcotici, percorsi specialistici particolari, però a me piace molto raccontare la provincia, sia perché io vengo dalla provincia, sono di Statte, in provincia di Taranto, e quindi per me comunque le forze dell'ordine
appena sono sempre stati i carabinieri, sia perché poi in Appennino, appunto, dove ho lavorato per 11 anni, lo Stato, intesa come forza dell'ordine, sono sempre stati i carabinieri. Il riferimento che fai tu, insomma, mette quasi i brividi, perché Machiavelli è, insomma, magari, cioè è un maestro per tutti quelli che fanno questo, che provano a scrivere romanzi gialli, quelli con Guccini poi in particolare. Ecco, la differenza secondo me più evidente che c'è, che ci, si può notare, è che mentre loro sono dei personaggi radicati nel territorio, molto legati al territorio, e che magari soffrono anche nel vedere un mondo che non è più, sì, nel senso che c'è questo tema. Ecco, il mio Lucarelli, che per comodità, così non mi sbaglio, alla mia età, quindi ormai ha fatto 28 anni, no, qualcosa di più. Sì, esatto. Qualcosa di più. Ecco, in questo c'è molto autobiografismo, ovviamente. Lui l'Appennino lo vede con gli occhi di uno che è cresciuto vicino al mare. E quindi, in un certo qual modo, che poi erano gli occhi con cui l'ho visto io in questi anni, un po' di stupore, un po' di ammirazione. Io ho molto ammirato gli indigeni, tra virgolette, dell'Appennino, che sono quelle persone che non si fanno spaventare dalla prima nevicata, non si fanno spaventare dal ghiaccio, non si fanno spaventare, ma che sanno che la natura ha i suoi tempi e che va vissuta così. Però ecco, l'occhio non è quello di una persona che è consapevole della storia dell'Appennino, delle sue mutazioni, ma l'occhio di uno che viene da fuori, finisce lì, anche perché, e questo lo posso anche dire, mi è capitato anche di conoscere dei marescialli in Appennino, calabresi, pugliesi, e quindi il loro atteggiamento di conoscere un mondo. Poi ecco, per esempio, l'Appennino è anche orgoglioso, la persona dell'Appennino è molto orgogliosa, ma anche estremamente diffidente, e quindi anche questo aspetto è un aspetto che a me piace, nel senso che la diffidenza della persona fa sì che poi il ruolo di chi deve svolgere un'indagine diventi anche più complicato, perché devi porti di fronte. Sì, assolutamente. Invece, che vuole chiedere a Cataldo? No, ecco, a me, siccome tu dicevi prima che ormai siamo alla ventunesima indagine di Cataldo, siccome stai pensando appunto a trovare anche un altro personaggio, mi piacerebbe capire come Cataldo è cambiato nel corso di questi anni, come l'ha cambiata, perché io credo che anche ci siano certi mestieri, e quelli delle forze dell'ordine, estremamente usuranti, ma non dal punto di vista fisico, ma proprio dal punto di vista mentale, nel senso che a un certo punto, se non hai una capacità forte di distaccarti, oggi si dice vai in burnout, cioè ti bruci, nel senso che tanto dolore, tanta sofferenza, tante schifezze, posso usare questo termine, che purtroppo uno è costretto a vivere quotidianamente, ti cambiano, e magari in un certo qual modo ci sono quelli che con gli anni diventano più freddi e quasi, insomma, più distaccati. Magari a 22 anni, di fronte al primo cadavere, stai male e vomiti, a 50 ormai diventa una prassi. Ecco, mi piacerebbe capire, premetto che appunto io non ho letto, lo ammetto, tutti e 21 i tuoi romanzi, com'è cambiato questo personaggio, e se la vita da commissario l'ha modificato. Sì, sicuramente è una domanda molto giusta, molto anche impegnativa. Sicuramente è cambiato molto, perché quando è arrivato da Catania a Modena, lui aveva nostalgia della sua terra, non conosceva l'ambiente, tant'è vero che mi ricordo alla terza o quarta indagine, adesso non ricordo più, si trovava in un'osteria della provincia di Modena, e a un certo punto chiede all'oste, tanto per rompere il ghiaccio, se aveva del buon vino, si beve il Lambrusco, no? Il Lambrusco di Sorbara in provincia di Modena, e l'oste gli dice: sì, le tante bon cam savin fadiga piserel, e lui non, tutti si mettono a ridere, lui non capisce niente, e si fa tradurre questa battuta da un cliente, no? E adesso non si vede più, perché lui si è abituato a Modena, è entrato a Modena, adesso preferisce il Lambrusco al Nero d'Avola, preferisce il parmigiano reggiano al pecorino, è diventato un modenese, un po' come facevamo l'esempio del tuo maresciallo poco fa, un oriundo, cioè uno che viene da Catania
Era estraneo l'ambiente modenese, io mi dovevo naturalmente ai primi romanzi sempre ricordare di fargli descrivere Modena poco, perché io la conosco molto, ma dovevo sempre pensare che Modena andava filtrata attraverso la sua ottica, attraverso la sua prospettiva, nel senso che doveva sempre sfumare tutto perché non sapeva ancora, non conosceva ancora niente. E questa è stata la sua prima mutazione, di pari passo con i sentimenti, si è innamorato, poi non è andato a buona fine questo sentimento, dopo ha trovato la donna giusta, si è sposato, è cambiata anche la sua sintonia con gli altri. Un grande cambiamento l'ha avuto anche a livello umano quando gli è nato il primo figlio, e lui ha ricordato quanto è vero una frase di uno scrittore inglese che dice che quando si mettono al mondo dei figli si consegnano ostaggio al destino, nel senso che tu non sei più quello di prima, hai paura, hai timore quando affronti un'indagine nuova, esci di casa, ti chiudi la porta, lasci alle spalle una moglie, un figlio, hai delle responsabilità, hai paura di rischiare, no? Prima invece no, la tua vita era tua. Poi un'altra evoluzione l'ha avuta quando la moglie l'ha lasciato, in coincidenza con un'indagine che lui ha risolto brillantemente, ma in cui ha rischiato la vita, quindi ricoverato, operato, la moglie ne ha approfittato, era già in crisi, il matrimonio l'ha lasciato, si è trovato solo, e allora il lavoro è diventato per lui un'occasione di approfondimento, ma anche un'occasione di rapporti più umani con gli altri, perché l'uomo solo... Poi è chiaro che tutti i gialli sono poi in fondo storie di uomini soli, perché ci sono delle triplici solitudini, c'è la solitudine di chi uccide, perché molte volte se tu uccidi sei già solo, sei già stato tagliato fuori dai rapporti sociali e il delitto ti illude di poterli risolvere in qualche modo, è solo la vittima, perché quando si muore sempre da soli, ma è solo anche chi indaga, perché quando tu percorri la strada alla ricerca della verità è una strada in cui non sei in grande compagnia, pochi la cercano veramente. Quindi sì, Cataldo ovviamente, però è chiaro che quando si pubblica un romanzo non si può fare un progetto su un autore, cioè su un personaggio, perché non sai neanche se verrà pubblicato il primo romanzo. Quando comincia a diventare una serie e molti lettori ti seguono, è chiaro che puoi pensare anche a un approfondimento, un'evoluzione del personaggio, e per concludere un po' quello che io ho lamentato in un mio grande mito. Potevo chiederlo anche a Carmine un attimo fa, quando ha parlato del suo maresciallo, che è un non eroe, un antieroe, un uomo della porta accanto, non è un divo dell'indagine. Ecco, io il primo pensiero che ho avuto è il Maigret di Simenon, che lui conosce di sicuro. Ecco, Maigret è un personaggio che ho amato moltissimo da giovane, però è un grande monumento della narrativa gialla, proprio perché non cambia mai. Tu lo vedi, è sempre così, ha una moglie che lo aspetta a casa, una volta al mese vanno a cena da un medico che si chiama Pardon, non ha dei figli, non si sviluppa, non evolve il suo nucleo familiare, e alla fine l'unico affetto che gli resta è di un nipote figlio di una sorella che, fra l'altro, nell'ultima indagine lui si batte per disincastrarlo da un mistero in cui lo hanno incastrato, forse per colpire anche indirettamente lui. Quindi l'evoluzione di un personaggio è molto importante. È chiaro che in 21 romanzi tu ce la fai a farlo evolvere, perché hai tempo, modo e spazio. In meno romanzi è chiaro che è sempre bene provare a farlo, ma diventa un po' più difficile. Beh, una risposta importante che spiega bene. È bello, cioè, leggere l'evoluzione del personaggio, che sicuramente chi scrive ha in mente chiaramente quello che vuole messaggiare, quello che vuole trasmettere alle persone. Poi il lettore può avere una visione diversa, quindi lo interpreta in maniera diversa, anche perché voi con i personaggi in qualche modo convivete, il lettore li vedono i personaggi, cioè li leggono e quindi li trasportano nella realtà a modo proprio, molto personale. Cosa dici tu? Tocca a me, non ero preparato. No, a parte, sì, è vero quello che dici, e poi è chiaro che non solo cambia il personaggio, ma cambi anche tu. Cioè, io quando rileggo le cose che scrivevo 20 anni fa, penso, ma come ho fatto a scrivere questa cosa qua? E cambia la tua esperienza, cambia il tuo modo di vedere la realtà, e quindi inevitabilmente il tuo modo di condividerla con gli altri. E non riuscirei probabilmente a... No, non condivide evidentemente questa posizione. No, vabbè. Ecco, concludo prima che si azzuffi, no? Perché, dicendo appunto che
non sarei capace di riproporre sempre lo stesso personaggio, come, per carità, un grandissimo come Simenon, come Maigret, neanche se volessi, probabilmente un po' perché noi facciamo questo mestiere come passione, però abbiamo altro che ci permette di pagare le bollette, no? E quindi questo fa sì che non è che non ricordo mai quanti romanzi ha scritto Simenon, ma veramente tanti. 72-73. Ecco. Con i miei ritmi dovrei vivere almeno 400 anni per scrivere 72 romanzi. E quindi questo fa sì che la nostra scrittura, essendo una scrittura fondamentalmente da, come dire, da tempo libero e condizionata da tanti altri aspetti, inevitabilmente non ci consente magari di focalizzarci tanto. Cioè io, per me scrivere è una liberazione, cioè è un momento di libertà che mi posso prendere, e mentre scrivo non devo troppo preoccuparmi della coerenza, della logica, dei passaggi, proprio perché appunto per me è un momento di svago. Poi spero che sia uno svago anche per chi legge, perché la cosa non è detta. Certo. No, direi che è perfettamente concluso in bellezza quando ha detto: io mi diverto quando scrivo e spero che attraverso il mio divertimento ci sia anche il divertimento dei lettori, perché in effetti c'è un sentimento che è veramente terribile, orribile, speriamo sempre tutti di non provare mai, la noia. Se tu ti annoi o fai fatica a scrivere, è probabile che si annoia anche e butti via il libro lettore. Quindi finché uno si diverte a scrivere, ha sicuramente una motivazione che può arrivare anche al lettore, e questo mi sembra che sia molto importante. Poi è chiaro che quando uno fa un lavoro deve dedicare lo scrivere il tempo libero e ritagli di tempo, non tutto il tempo che vorrebbe, e quindi chiaramente i numeri di Simenon li lasciamo a lui, che era un'altra cosa. Assolutamente. C'è qualche domanda? Qualcuno che vuole fare qualche domanda o qualche curiosità? Riusciamo ad andare via così? No, dobbiamo... Sì, ho insegnato italiano e latino al liceo scientifico di Modena. Sì, praticamente quasi tutta la vita lavorativa. Sì, al liceo scientifico di Modena, al Tassoni. Ce ne sono due a Modena, il Virigelmo e il Tassoni. Al Tassoni. No, in effetti insegnare è molto molto utile, perché nessuno, credo che sei d'accordo anche tu, nessuno è scrittore se prima non è stato lettore, e la scuola è un'occasione per leggere e per far leggere, quindi una grande sfida è quella di portare gli alunni a leggere molto più di quello che fanno. No, però ho smesso di insegnare da qualche anno, sì. No, cioè sono nato a Modena, però mio papà è modenese, mia madre è siciliana. Ecco perché sì, una vena di autobiografismo c'è non solo in me e in lui, ma anche in tanti altri scrittori che conosciamo, perché in effetti, essendo mia madre siciliana, quando io ho pensato di creare un personaggio di un commissario di polizia, e ovviamente ho pensato di farlo meridionale, perché il 75% statisticamente dei funzionari delle questure dell'Emilia Romagna sono meridionali, e quando ho dovuto scegliere la regione fra Calabria, Sicilia e Campania, ho scelto la Sicilia, perché ho detto, puta caso scappasse qualche espressione in dialetto, quella la conosco, perché la Sicilia è la seconda regione che conosco un po' meglio dopo Modena, che ovviamente è la mia città. Quindi è sempre una radice nella scelta di un cognome o di un luogo, di una location, una scelta autobiografica. Assolutamente. Una domanda? Anche la Lucia delle operazioni positive, perché la domanda di dove? Modica, in provincia di Ragusa. Allora, io volevo chiedere questo. Voi avete fatto le funzioni. Vediamo, io adesso ho l'esperienza di un po' di parole, donna estremata, posso leggere, posso leggere. Però prendo. Chiedo, è difficile l'evoluzione, ma non è difficile anche proporsi come per il lettore che è la prima volta?
Cioè, io non ho letto i 20 libri suoi, no? Allora adesso ne prendo uno. Quindi lei ogni volta mi dovrà ambientare o dire qualcosa riguardo a questo personaggio che io non conosco. Io l'ho sempre pensato nelle serie una cosa la più complessa, secondo me, cioè dare una successione per chi li ha letti. 10 o 20 ancora peggio, si menò 70, quindi non lo sapevo, 70, pensavo una quarantina. Come sono 73 o 76? Che deve essere l'evoluzione, ma anche l'ambientazione per un lettore nuovo. Non è difficile questo? Cioè, è una mia curiosità, Ma guarda, sicuramente qualche difficoltà c'è, perché bisogna sempre mettere in condizione chi trova un libro, qualunque libro sia, il 17, il 20, è quello che dico. A amare il personaggio ed eventualmente magari cercare anche qualche altro libro della collana in modo di tornare indietro, eccetera. Sì, sì, no, ma infatti in ogni romanzo ci sono delle informazioni di base sul protagonista, sul personaggio. Un po' come quando, facciamo un esempio banale, vanno di continuo in televisione La Signora in Giallo, i telefilm della Signora in Giallo, no? Sì. Tu può capitare di vedere un telefilm in cui lei è a New York e sta armeggiando con il computer che non sa ancora adoperare. Ecco, io che ho seguito la serie, mettiamo, so che invece lei è una professoressa di inglese di provincia che viene da Cabot Cove, nel Maine. Ecco, non è importante che io sappia tutte queste cose di lei per arrivare alla 30ª puntata e vederla a New York. Se io mi innamoro di lei, la puntata di New York ha tutto quello che necessita per seguirla. Sì, un inizio, una fine, una caratterizzazione del personaggio. Sì, infatti penso che sia così anche per lui. Lui, se uno legge il suo ultimo romanzo, ovviamente lo può leggere a sé, come una storia a sé. Poi è chiaro, se si innamora del personaggio, dice, ma lui, vedo nella bibliografia, ha scritto altri due o tre prima, li vado a prendere. Però l'ultimo romanzo si può leggere indipendentemente dalla conoscenza dei primi. Ma è difficile, se io trovo molto difficile questo. Cioè, ho sempre pensato. Per il lettore. No, ho sempre pensato, ma come fa l'autore a dare quelle poche nozioni, quei pochi accenni che io già però possa godere di questo. Sì, in effetti si tratta di dare alcune informazioni senza appesantire molto il testo. È questo. Far emergere il carattere del protagonista attraverso il dialogato, perché, e attraverso le azioni, perché secondo me un grande scrittore dei gialli non parla molto lui, il narratore, ma fa parlare i personaggi e fa capire chi sono i personaggi da quello che dicono e da quello che fanno. Guadagna la velocità, ci guadagna il dialogato. Poi c'è la nostra immaginazione, perché ognuno di noi. E poi c'è la storia. Se la storia ti prende, basta che tu sappia qualcosa sul protagonista, non tutto, però la puoi seguire. Adesso io dico quello che faccio io, non so quello che fanno io, essendo la lettrice tipo. Io poi mi succede questo, quando uno mi piace, però vado a prendere la prima, non vado a quella precedente, perché dico no, allora voglio sapere tutta la storia dall'inizio. Allora dopo devo leggerle 20, perché no. No, infatti quando anche perché magari non si trovano, cioè magari sì, certo. Nell'ordine. No, ma sono quelle cose che quando uno mi chiede un consiglio su quello che per me è il più grande scrittore dei gialli del momento, il mio idolo, è John Nesbø. John Nesbø è uno scrittore norvegese che per me è il numero uno. Se uno mi chiede, ma tu da che romanzo consigli di cominciare a leggere? Io dico sempre dal primo. In modo che segue la serie. Se invece uno chiede a me qual è il romanzo più bello che tu hai scritto, io dico sempre l'ultimo. Perché io sono convinto che scrivere, adesso anche tu dirai la tua, scrivere sia un grande atto di artigianato, come il falegname che fa le cassapanche. Se tu fai 20 cassapanche, la 20ª cassapanca secondo me sarà più bella, ti viene meglio che la prima. Certo, hai esperienza. Quindi se io consiglio un atto dico parto dal primo, se dico leggi uno dei miei parti dall'ultimo, perché l'ultimo è più bello. Mi è anche piaciuto molto l'ambientazione, cioè non ci avevo pensato, lei la fa Modena perché giustamente conosce bene Modena magari, no? Poi fa Meridionale perché è vero, infatti uno si trova come se li conoscesse.
Ecco, questo sì, magari non ci avevo pensato, che leggevo in fretta, adesso leggo con più tempo. Come lettrice tipo posso anche dire che un po' di romanticismo non fa mai male, perché la Katia lo sa, ho letto un libro presentato, veramente lo definirei truculento, al che ho detto: Katia, non mi è piaciuto tanto, perché sto andando con fatica, ma arrivo alla fine, perché è un libro così. Però io ho un po' di romanticismo, sicuramente mi piace, saremo tutti sempre dei sognatori, però non ci sta male, soprattutto per noi donne tipo, perché over 70, pensionata, e perché mi devo agitare, vedere quelle cose che ho letto in quel libro, cioè già da cominciare dal lessico a tutto quello che fanno, cioè veramente... No, non si dice chi è, non si dice chi è. No, ma poi alla fine lo sto leggendo tutto. No, parlavo con lei per dire, ho detto, sono entrata, non mi piace, guarda, io leggo un po' di tutto proprio per fare argomenti che interessano a me come per la mia professione, oppure di tutto. Io ho letto sempre un po' di tutto per... Però questo qui, fin dalle prime pagine, cioè il lessico è veramente, no? da postribolo, non so come definirlo. Poi tutto quello che succede, chi sgozza qua, chi sgozza là. No, ma veramente, ero venuta qua, ho conosciuto un ragazzino che poi lei mi ha detto che è sui 50 anni, tutto per benino, tutto carino, ho detto ma guarda, questo già scrive, ha detto che lavora in banca, leggi delle cose che neanche, cioè veramente quasi eccessive, ecco, perché effettivamente è un ambiente, o forse noi non lo... neanche l'abbiamo mai sfiorato, quindi dalla prima pagina all'ultima sempre queste cose, un personaggio peggio dell'altro, chi ammazza di qua, chi ammazza di là, chi stupra, chi violenta, chi ammazza. Lei mi ha spiegato, Katia mi ha spiegato che è un genere, dico allora quel genere lì non va per me, io voglio quello un po' romantico. Infatti mi ha detto il prossimo un po' romantico, un po' relax, perché io posso leggere a l'una di notte o le due di notte, però mi devo rilassare, non devo poi, cioè, va bene, basta, ho parlato anche troppo, va bene. Signora, io le dico solo questo, se dovesse leggere il mio romanzo, ma immagino che valga lo stesso anche per Luigi, se a un certo punto non le piace, l'autorizzo a fermarsi. Non vada, è uno dei diritti del lettore di Daniel Pennac. Se un libro è brutto, c'è il book crossing, lo regali alla collega antipatica. Ma ecco, magari non se lo faccia autografare, però, perché a quel punto diventa imbarazzante. No, ma questo a parte le battute, io credo, a me, faccio un esempio, io da che sono papà non riesco a leggere romanzi in cui le vittime sono bambini. Non ci riesco, cioè mi faccio talmente tanto coinvolgere, non riesco a mantenere quel distacco, no? Io non riesco a leggerli, mi è capitato di cominciare a leggere, non farò il nome, un romanzo che ha venduto milioni di copie, sono arrivato a pagina 25, quando ho capito che le vittime erano tutte bambine, ho chiuso il libro e l'ho messo al book crossing sotto casa, ho detto che lo legga qualcun altro, perché insomma già dobbiamo subire un sacco di cose noiose, pesanti, controvoglia. Almeno la lettura che sia un piacere, no? E poi le rispondo anche rispetto a quello che aveva detto prima. Allora, io sono veramente una brutta persona, perché nei miei romanzi metto le note che fanno riferimento ad altri romanzi miei, e questi altri romanzi non si trovano più, perché la casa editrice è fallita. Quindi veramente, si può essere più sadici, e io lo faccio. No, ma in realtà la verità è... No, lo faccio perché comunque voglio, anche se sono romanzi che non si trovano più, comunque sa, cuore di papà ancora ci pensa, no? Anche se la casa editrice non c'è più. Facciamo un'altra. Esatto, facciamo un'altra.
Però no, la verità è che secondo me se tu sai scrivere devi fare in modo che ogni romanzo sia indipendente. C'è una, io non amo, come ho già fatto capire prima, non amo molto i manuali di scrittura, però c'è una frase molto banale, molto semplice, ma estremamente efficace degli americani, che dicono, che in due parole sintetizza quello che dovrebbe essere l'obiettivo di ogni scrittore. Gli americani dicono don't tell, show, che in italiano vuol dire non raccontare, mostra, no? Voglio dire, non scrivere quella mattina si svegliò molto nervoso. Scrivi quella mattina si alzò, andò alla finestra, l'aprì, la richiuse e tornò in bagno. È la stessa cosa. Ecco, se siamo stati bravi, questo non lo so, se siamo stati bravi avremmo mostrato il nostro personaggio nel suo comportamento. Avrà capito e avrà imparato a conoscerlo, per cui se poi le capiterà di leggere anche qualche altra storia non sarà sorpresa, perché dirà, ah beh, è ancora lui e lo riconosco. Allora, c'è tempo per... c'è tutta l'estate, quindi... Allora, sono state espresse dei concetti importanti. Bisogna tener conto, secondo la mia parere, che il mondo della comunicazione è cambiato, no? E lo scrivere rientra in qualche modo nel mondo della comunicazione, perché si comunica, si condivide. Credo che la lettura, rispetto ad altri strumenti, altri mezzi, permette ancora di fare una scelta. Io ho fatto la battuta prima, l'autorizzo a smettere di leggere. Noi siamo abituati allo zapping televisivo, ormai basta guardare un telegiornale e penso che non ci sia un libro più brutto o più tragico di quello che un telegiornale di qualsiasi canale può dimostrare. Stiamo vivendo la guerra in maniera diretta, siamo dentro i palazzi della guerra bombardati, cioè ci manca poco che non rischiamo di subire noi le schegge. Quindi ci hanno talmente abituati male a vivere la realtà quotidiana che in qualche modo non è che siamo sadici, la diamo per scontata. Quello che ha detto Carmine, non riesco a leggere libri che parlano di tematiche di violenza sui bambini eccetera, è una cosa di cui noi dobbiamo far tesoro, cioè dobbiamo salvaguardare quelli che sono i nostri principi, quello che ci dà fastidio, quello che ci dà noia, non dobbiamo accettare di discutere, di parlarne in nessun modo, perché solo così diamo spazio ai cretini, ai stupidi, a quelli che alimentano la popolarità delle cose che invece non vogliamo sentire, credo. E grazie a Dio, mi viene da dire, la lettura di un buon libro, un libro mediocre, di un libro che poi sarà giudicato dopo per il suo valore, la lettura di un libro è ancora ancora un'arca che naviga nella tempesta, che ci aiuta a volte un po' a uscire da questo mondo che è meno virtuale di quello che vorremmo, che viviamo purtroppo con tutte le pressioni tutti i giorni. Poi adesso non voglio essere logoroico, perché la vita è bella, dobbiamo godercela, quindi va bene, eccetera, eccetera. Però siamo ormai abituati a subire passivamente le negatività che non ci sorprendono più. Invece una lettura ci può ancora sorprendere. Allora, io ringrazio Luigi Guicciardi. Ringrazio Carmine Caputo, vi invito a leggere i loro 412 libri. E noi ringraziamo Stefano Zanerini, perché tutte le volte io dico vedrai che stavolta non l'ha letto, vedrai che stavolta mi fa delle domande, e tutte le volte invece devo scoprire che non solo l'ha letto ma neanche colto in profondità. Io non so come tu faccia a leggere tanti libri, ma grazie. Ho un trucco che non ti posso dire, leggo il buio, così faccio prima. Grazie a tutti voi, appuntamento le prossime settimane sempre con l'estate sui libri. Grazie al Bar Edison, a Lella, a Luigi che ci hanno ospitati, e grazie a voi che avete partecipato. Buona serata e buona lettura.